Simone è scioccato, si proclama estraneo ai fatti, come ha sempre sostenuto. Così dichiara l'avvocato Emanuele Giuliani, difensore di Simone Gresti, il quale era il compagno di Andrea Rabciuk, la campionessa romena di tiro a segno scomparsa il 12 marzo 2022 dopo una nottata trascorsa insieme a Simone e altri due amici all'interno di una roulotte parcheggiata nel giardino di un casolare a Monte Carotto, Ancona. Recentemente è stato rinvenuto un corpo in un altro casolare nelle vicinanze, stavolta nel territorio di Castelplanio, un paese limitrofo. L'allarme è stato lanciato dai proprietari, che non si recavano in quel luogo da molto tempo. Giunta sul posto, dopo aver appreso la notizia, Georgeta Cruceanu, madre di Andrea, ha esclamato «Non è lei, può darsi che non sia lei, che non sia mia figlia». I resti, ridotti a un cumulo di ossa, erano difficilmente riconoscibili. Accanto a essi si trovavano i vestiti e lo zainetto che Andrea indossava il giorno in cui le sue tracce si erano disperse, motivo per cui è stato immediatamente dedotto che quei resti appartenevano quasi certamente alla giovane scomparsa. In quel momento la madre ha emesso un altro grido di dolore. Chi l'ha ammazzata? Chi ha ammazzato mia figlia? In questa misteriosa vicenda, l'unico indagato è sempre stato il fidanzato, accusato inizialmente di sequestro di persona e spaccio di stupefacenti. Ma con il recente ritrovamento, la sua posizione si è notevolmente aggravata. Simone Gresti è ora indagato per omicidio volontario, un passo necessario per effettuare specifiche perizie tecniche. È fondamentale stabilire con chiarezza e precisione le cause della morte di Andrea, se sia stata vittima di omicidio, se abbia avuto un malore e se qualcuno sia responsabile di questa tragica storia. In aggiunta a questo, c'è l'importante compito di risolvere un altro significativo dubbio. Pochi giorni dopo la scomparsa di Andrea, durante le ricerche estese nell'intera zona circostante, gli investigatori avevano esaminato anche il casolare di Castelplanio. Con loro c'erano persino cani addestrati alla ricerca molecolare. I proprietari, infatti, avevano segnalato la presenza di una finestra rotta sul retro alla polizia. Nonostante l'impegno nelle ricerche, non si era ottenuto alcun risultato. La domanda che sorge spontanea è la seguente. Il corpo di Andrea era già presente sul luogo o è stato portato successivamente, dopo i primi tentativi di ricerca? Un'ipotesi è che la ragazza sia giunta sul luogo da sola, ma anche in questo caso è necessario determinare quando ciò sia avvenuto. Al momento sappiamo che prima di scomparire, Andrea aveva avuto un alterco con il fidanzato Simone Gresti, come dichiarato dallo stesso indagato. Quest'uomo ha spiegato che durante la nottata si era allontanato insieme a un'altra amica per procurarsi delle birre, lasciando Andrea e un altro amico nella roulotte ad aspettarli. Il breve dissidio con Andrea, come l'ha descritto lui, sarebbe emerso al suo rientro. Al termine della discussione, intorno alle 7 del mattino, la ragazza avrebbe volontariamente lasciato la roulotte e si sarebbe allontanata a piedi da sola. Da quel momento sembra che nessuno l'abbia più vista e non è stato possibile contattarla in quanto il telefono di Andrea era rimasto nelle mani di Gresti. La giovane gliel'avrebbe consegnato spontaneamente. Su entrambi i telefoni, sia di Andrea che di Gresti, sono presenti alcuni messaggi cancellati. Potrebbero essere la chiave per comprendere la ragione del loro litigio quella notte? Poco prima di scomparire, sembra che la 27enne abbia cercato aiuto. Alle 4:30 del mattino aveva inviato un messaggio a suo padre, che vive ancora in Romania. In quel messaggio aveva scritto «Mi sono messa nei guai». Il padre, tuttavia, stava dormendo a quell'ora e aveva letto il messaggio solo al suo risveglio. Andrea aveva paura, ma di cosa? Tra le sue frequentazioni figuravano il suo ex fidanzato Daniele Albanesi e l'amico Omar Carlin. Nella notte della sua scomparsa, Daniele e Omar erano stati insieme in un altro luogo. Secondo quanto emerso dalle indagini, Andrea stava attraversando un periodo complesso. Aveva l'intenzione di cambiare vita e di allontanarsi da un circolo di amicizie che l'aveva trascinata in una direzione negativa. La giovane si era confidata con un altro gruppo di amici connazionali,
spiegando soprattutto la sua relazione con i tre uomini predominanti nella sua vita, Simone, Daniele e Omar. Tutte persone notevolmente più grandi di lei, che lei continuava a frequentare, hanno dichiarato gli amici rumeni. Il 9 marzo, 3 giorni prima della scomparsa, le avevamo fatto capire che non doveva frequentare persone di 40 anni. Di Simone ci aveva raccontato che era violento, che la madre di lui la chiamava zingara rumena. Era ancora presa da Daniele, anche se ribadiva che lo stesso Daniele, così come Omar e Simone, la sfruttavano. Gli amici hanno fatto riferimento anche a un problema di droga. Lei ci aveva detto che Simone e Omar parlavano con gli spacciatori di origine marocchina perché lei li aveva visti dietro a un parco dove Omar l'aveva portata un giorno. Molte volte la obbligavano a usare prima lei le dosi per poi farne uso loro. Il 9 marzo, l'ultima volta che ci siamo sentiti, ci aveva detto una frase che ci aveva preoccupato: «Prima o poi mi faranno fuori». A chi si riferiva? Simone Gresti si dice estraneo, mentre la madre Giorgeta continua a ripetere che l'hanno ammazzata. La madre cerca giustizia. Il 7 dicembre scorso, la sua Andrea avrebbe compiuto 29 anni. Giorgeta le aveva dedicato un delicato messaggio, rinnovando il suo appello agli amici affinché raccontassero tutto ciò che sapevano. Se davvero Andrea è stata vittima di un omicidio o ha avuto un malore, e qualcuno ha cercato di occultare il corpo, allora molte più persone hanno taciuto cercando di nascondere la verità. Sarà attraverso le nuove indagini che si potrà giungere a chiarire questi dettagli.